erano i padroni indiscussi del nostro pianeta, dominando ogni angolo per milioni di anni. Ma perché sono scomparsi all'improvviso? Quali segreti si celano dietro uno dei più grandi enigmi della storia del nostro mondo? I dinosauri erano creature maestose. Il loro regno è durato un'eternità sulla nostra scala, plasmando il mondo come lo conosciamo oggi. Tuttavia, qualcosa è accaduto per porre fine alla loro esistenza in modo brusco e definitivo. Molte teorie sono state avanzate per spiegare questo mistero che ha affascinato le menti per generazioni. Caro viaggiatore, bentornato. Oggi torniamo indietro nel tempo per capire meglio gli eventi catastrofici che hanno portato a una delle più grandi estinzioni di massa della storia del nostro pianeta. Ma prima di partire per una nuova avventura, ricordatevi di mettere like al video e di iscrivervi al canale per non perdervi nulla. Grazie e buon viaggio! Non riconoscete il paesaggio che vi circonda? C'era da aspettarselo. Siamo ancora sulla Terra. Sì, ma sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Il nostro pianeta era molto diverso da quello di oggi. Le specie vegetali e animali che lo abitavano erano molto diverse da quelle che conosciamo oggi. È affascinante pensare che queste specie, che non abbiamo mai visto, siano in realtà i nostri antenati, o almeno forme di vita più vicine alle loro origini rispetto alle nostre. Come sono arrivate sulla Terra e come sono riuscite a scomparire completamente dalla superficie del nostro pianeta? Per capire tutto questo, dobbiamo andare ancora più indietro nel tempo, alle origini della vita sulla Terra. Forse troveremo qualche indizio su cosa ha causato l'estinzione di massa dei dinosauri. L'uomo si è sempre chiesto come sia nata la vita sulla Terra. Le prime tracce conosciute di vita sul nostro pianeta risalgono a 3,8 miliardi di anni fa. A quel tempo, la nostra Terra presentava tutte le condizioni favorevoli alla comparsa della vita. In effetti, sono proprio queste condizioni che stiamo cercando sugli esopianeti che stiamo scoprendo, nella speranza di trovare un giorno una seconda Terra. Quali sono queste condizioni favorevoli che hanno permesso la comparsa della vita sulla Terra? Innanzitutto, il nostro pianeta si trova nella zona abitabile della sua stella, il Sole. Ciò significa che non è né troppo vicino né troppo lontano. Riceve quindi la giusta quantità di energia dal Sole per mantenere le condizioni di temperatura ideali affinché l'acqua rimanga liquida. Si tratta di una condizione importante poiché l'acqua liquida ha svolto un ruolo fondamentale nella comparsa della vita. È stata l'acqua a consentire la sintesi delle prime molecole della vita e la loro disposizione in cellule viventi. L'acqua è il principale costituente delle cellule viventi e rappresenta tra il 70% e l'80% della massa di un essere vivente. Contiene due molecole essenziali per la formazione delle molecole più complesse degli organismi viventi: l'idrogeno e l'ossigeno. Inoltre, la Terra ha un'atmosfera spessa che consente il ciclo dell'acqua. Ad esempio, l'acqua gassosa si condensa nelle nuvole e piove sulla Terra, e così via. La Terra ha anche una massa ideale. La sua forza gravitazionale è abbastanza alta da trattenere l'atmosfera,
ma abbastanza bassa da non trattenere troppe particelle luminose. La Terra è un pianeta tellurico, con una crosta rocciosa e quindi solida, la litosfera. Senza di essa, le molecole della vita non potrebbero depositarsi sulla superficie del pianeta e svilupparsi. Torniamo alla domanda iniziale. Come si è originata la vita? L'origine della vita è nell'acqua liquida. Diversi miliardi di anni fa, l'acqua formò una sorta di brodo primordiale, in cui si disposero molecole complesse, formando le prime cellule viventi. L'atmosfera primitiva della Terra era composta da gas come vapore acqueo, idrogeno, metano, acido cianidrico e ammoniaca. Sottoposta a intense radiazioni solari e ad alte temperature, produceva frequenti temporali che colpivano la superficie degli oceani. Nel 1953, Urey e Miller condussero un esperimento per ricreare questo oceano primitivo colpito da scariche elettriche. In questa zuppa oceanica di laboratorio riuscirono a creare organismi viventi imparentati con i primi coccoidi conosciuti nel Precambriano, la prima era geologica. Ecco come sarebbe apparsa la vita. Era molto diversa da quella che conosciamo oggi. Per queste forme di vita primitive, che vivevano in oceani poco profondi, l'ossigeno era un veleno. L'atmosfera, invece, era molto ricca di ossigeno e quindi ostile a questi primi organismi viventi. Ecco perché si sono sviluppati in acqua e perché ci sono volute diverse trasformazioni delle forme di vita prima che potessero emergere. Le prime strutture viventi sono cellule molto semplici, simili a cianobatteri. Sono effettivamente esseri viventi, capaci di autoregolarsi e di riprodursi. Questi primi esseri viventi hanno un metabolismo anaerobico, cioè non hanno bisogno di ossigeno o aria per svilupparsi. Oggi la più antica forma di vita trovata sulla Terra corrisponde a questa descrizione. Si tratta delle stromatoliti di Amlin Pool a Shark Bay in Australia. Hanno 3,8 miliardi di anni. Un miliardo di anni dopo comparvero i primi organismi che utilizzavano l'energia solare per il loro sviluppo. Questo processo è lo stesso utilizzato oggi da tutte le piante, la fotosintesi. La fotosintesi produce ossigeno, che arricchisce l'atmosfera di ossigeno e crea lo strato di ozono. Lo strato di ozono protegge la superficie terrestre dai raggi solari, pericolosi per gli esseri viventi. Un circolo virtuoso che contribuisce allo sviluppo della vita. Grazie alla fotosintesi, gli esseri viventi primitivi sono diventati aerobi. La respirazione ha sostituito la fermentazione come meccanismo di sviluppo. E poiché la respirazione rilascia più energia della fermentazione, la vita ha potuto assumere altre forme. I primi esseri viventi multicellulari apparvero 900 milioni di anni fa. Le spugne. I primi vertebrati comparvero molto più tardi, durante l'esplosione del Cambriano, circa 540 milioni di anni fa. Gli anfibi furono i primi a emergere dall'acqua e ad avventurarsi nell'atmosfera ossidante. Durante l'era geologica successiva, il Mesozoico, tra 240 e 65 milioni di anni fa, si aprì l'unico continente di Pangea. Si crearono nuovi oceani, l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano. Il livello del mare era molto più alto di oggi. Per darvi un'idea, all'epoca l'Europa,
era sott'acqua e formava un arcipelago. Gli oceani erano anche molto più caldi. La fauna era molto varia. I grandi rettili, rettili marini, dinosauri e rettili volanti, dominavano il mondo animale. C'erano anche rettili più piccoli, come serpenti, lucertole, tartarughe e coccodrilli, oltre a mammiferi e uccelli. Tutti questi animali, tuttavia, erano di piccole dimensioni e non potevano competere con i grandi rettili che dominavano la superficie terrestre. Anche gli oceani nascondevano un'abbondanza di vita, con forme marine ora estinte, come le ammoniti, un tipo di mollusco. Questo è più o meno come appariva la Terra nel Cretaceo, l'ultimo periodo dell'era Mesozoica. Siamo tra i meno 145 e i meno 66 milioni di anni. Pangea continua a frammentarsi. Appare l'Oceano Atlantico Meridionale. L'Australia e l'Antartide sono ancora unite e il Nord America e l'Europa sono ancora collegati dalla Groenlandia. L'India, invece, si è già staccata dal Madagascar e comincia ad andare alla deriva. In seguito si unirà alla Laurasia, un supercontinente che si dividerà subito dopo il Mesozoico per dare origine all'Eurasia e al Nord America. La frammentazione dei continenti e l'apertura di nuovi oceani modificarono radicalmente il clima del nostro pianeta. Mentre all'inizio del Cretaceo la Terra aveva vissuto un periodo di raffreddamento, in questo periodo il clima si è riscaldato. All'inizio del Cretaceo il clima passò da temperato a caldo e umido. Alla fine del Cretaceo le temperature medie superavano i 18 gradi centigradi rispetto ai 15 gradi centigradi di oggi. Non c'erano ghiacci ai poli. Il riscaldamento globale causò anche l'innalzamento del livello del mare. Nel tardo Cretaceo, tra i meno 100 e i meno 66 milioni di anni fa, il livello del mare superava di 200-300 metri quello attuale. Questo riscaldamento globale ha aperto la strada a nuove nicchie ecologiche. Il cambiamento più eclatante del Cretaceo, in termini di specie viventi, è la rivoluzione delle piante da fiore. Tendiamo ad associare il Cretaceo ai dinosauri, ma le vere protagoniste di questo periodo geologico sono le piante da fiore, o angiosperme. Le piante da fiore hanno iniziato a colonizzare il pianeta circa meno 130 milioni di anni fa, nella seconda metà del Cretaceo. Questa colonizzazione ha dato vita a una vera e propria rivoluzione ecologica, nota in gergo scientifico come rivoluzione terrestre del Cretaceo. Alla fine del Cretaceo, le piante da fiore dominavano la vegetazione terrestre. Rappresentavano tra il 50 e l'80% delle specie, mentre all'inizio del Cretaceo non esistevano nemmeno. La rivoluzione è un nome ben scelto. Per la prima volta nella storia della vita sulla Terra, la biodiversità terrestre ha superato quella marina. E tutto questo grazie alle piante da fiore. Riuscite a immaginare di vivere in un mondo senza fiori? Ecco com'era la Terra prima della rivoluzione delle angiosperme. I dinosauri sono comparsi tra i 230 e i 240 milioni di anni fa, nel periodo Triassico, all'inizio del Mesozoico. All'inizio vivevano in un mondo senza fiori. Fino all'inizio del Cretaceo, il nostro pianeta era popolato soprattutto da conifere, felci e cicadee. Fu quindi durante il Cretaceo che le piante da fiore si diffusero rapidamente sulla superficie del pianeta, soppiantando queste specie vegetali primitive. Le piante angiosperme assumono molte forme diverse,
liane, arbusti, piante erbacee. Le forme più antiche trovate risalgono a 130 milioni di anni fa. Si tratta di pollini piccoli e sparsi. Ne sono state trovate tracce in Europa, in sedimenti in Italia e in Inghilterra. In Cina è stato trovato un fossile di Archefructus liaoningensis, una piccola pianta da fiore risalente a 127 e 124 milioni di anni fa. In Spagna è stato trovato un fossile di Monsechia vidalii, risalente a 130 milioni di anni fa. Sono state infatti trovate numerose impronte fossili di foglie, frutti, rametti e legno silicizzato. Questi indizi hanno permesso ai ricercatori di ricostruire la storia di queste piante da fiore. Tra 115 e 90 milioni di anni fa, la venatura delle foglie è cambiata. Non si tratta di un semplice dettaglio, ma di un importante adattamento evolutivo. Questa nuova caratteristica morfologica facilita la circolazione degli elementi prodotti dalla fotosintesi e la traspirazione. In altre parole, le piante da fiore sono meglio adattate alla fotosintesi e possono quindi svilupparsi e quindi riprodursi più velocemente. Le piante angiosperme hanno svolto un ruolo fondamentale nella diversificazione delle specie. I fiori, i frutti, i semi, le foglie larghe e il legno di queste nuove piante forniscono un'ampia varietà di cibo per insetti, mammiferi e rettili. Ora capite perché la seconda metà del Cretaceo ha visto un'esplosione della biodiversità. Il Cretaceo ha visto lo sviluppo di numerosi gruppi di animali, dinosauri, ma anche rettili come coccodrilli, lucertole e serpenti, mammiferi e insetti. Le piante da fiore hanno anche modificato profondamente il clima della Terra, in particolare attraverso il ciclo dell'acqua. Oggi le angiosperme rappresentano l'85% di tutte le specie di piante vascolari. Sono essenziali per il mantenimento del nostro ecosistema terrestre. Forniscono cibo agli animali. Le piante sono alla base delle catene alimentari della Terra. Le piante da fiore hanno rivoluzionato il mondo degli insetti. Alcune specie di insetti presenti nel Giurassico si sono estinte e sono nati nuovi insetti impollinatori. Gli insetti erano presenti molto prima del Cretaceo. La loro storia risale infatti a oltre 400 milioni di anni fa. Gli insetti discendono da un antichissimo phylum di animali noto come artropodi. Si ritiene che gli artropodi siano comparsi circa 550 milioni di anni fa. Come erano gli antenati degli insetti? I loro corpi sono racchiusi in un carapace e i loro esoscheletri, più o meno flessibili, sono dotati di articolazioni. Soprattutto gli artropodi sono stati i primi esseri viventi dall'alba della vita a essere dotati di zampe. Oggi alcuni dei più antichi fossili di questi antenati degli insetti sono i trilobiti, artropodi lunghi pochi centimetri, vissuti sul fondo dell'oceano tra meno 550 e meno 250 milioni di anni fa. I trilobiti assomigliano alle odierne cimici. Ne esistevano più di 20.000 specie diverse, forse anche di più. Cosa hanno di speciale? Sono stati i primi ad avere occhi sfaccettati. ...450 milioni di anni fa, gli artropodi iniziarono a emergere dall'acqua. I primi a liberarsi dall'ambiente marino furono i millepiedi,
membri della famiglia dei miriapodi, una sottobranca degli artropodi. Sono stati i primi animali a stabilirsi in modo permanente sui continenti. Ma non sono stati i primi esseri viventi. Sono stati preceduti dalle piante, che hanno fornito loro cibo di prima scelta. I primi insetti conosciuti risalgono a 425 milioni di anni fa, molto dopo i pesci, ma ben prima dei dinosauri, che sono comparsi solo 230 milioni di anni fa. Gli insetti hanno ereditato molte caratteristiche dai loro antenati artropodi: l'esoscheletro, gli arti articolati e gli occhi sfaccettati. Il loro corpo è diviso in tre parti: la testa, il torace con tre paia di zampe e l'addome. Come i miriapodi, si sono insediati sulla terraferma e si sono diffusi rapidamente su tutta la superficie della Terra. Oggi rappresentano i due terzi di tutti gli organismi viventi conosciuti. Gli insetti hanno iniziato a sviluppare le ali 320 milioni di anni fa. A quel tempo avevano tre paia di ali, una per ogni segmento del torace. Oggi la maggior parte degli insetti ha due paia di ali. Ci sono persino alcuni insetti, come mosche e zanzare, in cui solo un paio di ali è funzionale. Altri insetti hanno perso completamente le ali dei loro antenati. I principali ordini di insetti sono comparsi molto presto nella storia evolutiva degli insetti. I coleotteri sono comparsi 300 milioni di anni fa, seguiti da imenotteri e ditteri 250 milioni di anni fa e dalle farfalle o lepidotteri 150 milioni di anni fa. In realtà, 100 milioni di anni fa, poco dopo la rivoluzione delle piante da fiore, esistevano già tutte le moderne famiglie di insetti, cosa che era ben lontana dal verificarsi per i vertebrati. Le api sono apparse circa 100 milioni di anni fa. Le farfalle e le vespe erano già presenti prima della rivoluzione delle piante da fiore, ma si sono evolute con la comparsa di queste nuove piante. Hanno acquisito nuove caratteristiche più adatte al nuovo ambiente. Ad esempio, le corna sostituirono le mandibole delle farfalle, in modo che questi insetti potessero succhiare il nettare dai fiori. Sono nati nuovi comportamenti. Quando il mondo vegetale divenne più complesso, si trattò ancora una volta di una semplice questione di adattamento. Insetti come formiche e termiti, noti come eusociali, iniziarono a formare colonie organizzate in società complesse, con caste e individui riproduttivi e non. Altri insetti svilupparono strategie di mimetismo per sfuggire ai predatori, come le libellule e gli insetti stecco, il cui fossile più antico è stato scoperto in Cina e risale a 126 milioni di anni fa. Gli insetti non sono le uniche specie animali ad essere state sconvolte dai cambiamenti dell'ecosistema avvenuti durante il Cretaceo. La separazione dei continenti e la rivoluzione delle piante da fiore hanno portato alla diversificazione degli ambienti e, con essi, di tutte le specie. Come gli insetti, anche i dinosauri dovettero adattarsi ai nuovi ambienti. Nel Cretaceo, i dinosauri erano presenti ovunque sulla superficie terrestre. Le diverse specie possono essere distinte in base al loro ambiente di vita. Ad esempio, i tirannosauridi, teropodi carnivori, vivevano in Asia e in Nord America. Gli abelisauridi vivono in India, Africa, Europa e Nord America. I ceratopsiani, erbivori dalle grandi corna, vivono in Laurasia. Il più noto di questi dinosauri è il triceratopo. I grandi titanosauri, unici rappresentanti dei sauropodi,
alla fine del Cretaceo, sono rari in Laurasia, ma si trovano in Europa, Sud America e Africa. I titanosauri possono misurare fino a 30 metri di lunghezza, a seconda della specie. Il più noto è l'Argentinosaurus. Studi effettuati nel sud della Francia hanno dimostrato che nel Maastrichtiano, l'ultima fase stratigrafica del Cretaceo, c'è stato un rinnovamento delle specie. In altre parole, durante gli ultimi milioni di anni del Cretaceo, le specie di dinosauri si sono rinnovate poco prima della loro definitiva estinzione. Questa grande diversificazione dei dinosauri alla fine del Cretaceo è ancora una volta attribuita ai cambiamenti ecosistemici che si verificarono durante questo periodo, in particolare ai cambiamenti climatici. All'inizio del Maastrichtiano il clima era piuttosto tropicale o addirittura subtropicale, mentre nel Maastrichtiano superiore divenne più temperato. Allo stesso tempo, il livello del mare si abbassò notevolmente. I sauropodi, dinosauri quadrupedi ed erbivori, e i grandi titanosauri subirono la cosiddetta radiazione evolutiva o esplosione evolutiva. Questo fenomeno è in realtà una divergenza da un unico antenato. Contribuisce all'evoluzione di una specie. Altri dinosauri più recenti hanno subito un'espansione significativa. Tra questi, l'Hadrosaurus e il Ceratopsian, due gruppi di dinosauri con mascelle efficienti e ben adattate alle nuove risorse alimentari. In realtà, il numero di specie di dinosauri è aumentato costantemente prima della loro estinzione. Secondo diversi studi, alla fine del Cretaceo, poco prima della catastrofe, vivevano sulla Terra quasi 100 specie di dinosauri. I dinosauri erano quindi numerosi, con specie molto diverse tra loro, capaci di adattarsi a una grande varietà di ambienti e presenti su tutta la superficie terrestre. Questo rende il mistero della loro scomparsa ancora più sfuggente. Ma questi non sono gli unici animali presenti sul nostro pianeta nel Cretaceo. Anche gli uccelli sono apparsi di recente sulla superficie terrestre. Il primo rappresentante conosciuto degli uccelli è Archaeopteryx. Si pensa che sia vissuto alla fine del Giurassico, circa 150 milioni di anni fa. Quando entriamo nel Cretaceo, quando le piante da fiore non hanno ancora colonizzato la Terra, gli uccelli esistono già. Sorprendentemente, i ricercatori ritengono che gli uccelli siano imparentati con i dinosauri. Ma non sono scomparsi alla fine del Cretaceo. Quindi, in un certo senso, sono gli unici dinosauri sopravvissuti all'estinzione del Cretaceo. Secondo la stragrande maggioranza dei paleontologi, gli uccelli sono i diretti discendenti dei dinosauri teropodi. I dinosauri teropodi sono dinosauri carnivori bipedi, come Tyrannosaurus e Velociraptor. Archaeopteryx presentava caratteristiche ibride di entrambe le specie. Oltre alle ali aerodinamiche, ricoperte di piume, aveva mascelle con denti affilati, una lunga coda ossea e artigli sugli arti anteriori. Durante il Cretaceo, prima della scomparsa dei dinosauri non aviari, gli uccelli si diversificarono. Gli uccelli preistorici dominano oggi la popolazione della Terra. La maggior parte degli uccelli cretacei è ormai estinta, come testimoniano i fossili ritrovati in tutto il mondo, dalla Spagna alla Cina. Ma esistono anche alcuni uccelli moderni comparsi durante il Cretaceo. Il più antico antenato degli uccelli moderni, che è stato scoperto, risale a poco prima della crisi, 66,7 milioni di anni fa. Il suo fossile è stato trovato al confine tra Belgio e Paesi Bassi. Il suo nome?
Asteriornis Maastrichtensis. milioni di anni fa, questo uccello si aggirava sulle coste preistoriche di un mare poco profondo che copriva l'attuale Belgio. Il clima era simile a quello delle spiagge tropicali, come quelle delle Bahamas. L'Asteriornis Maastrichtensis era un uccello da spiaggia dalle zampe lunghe, simile ai nostri moderni polli o anatre. Probabilmente sapeva volare. Sono stati ritrovati altri fossili di uccelli moderni del tardo Cretaceo, questa volta nell'emisfero meridionale. Tra questi, le ossa del Vegavis, simile a un'anatra, rinvenute nella penisola antartica. Uccelli e dinosauri non aviari hanno effettivamente convissuto, ma è solo alla fine del Cretaceo che gli uccelli moderni hanno fatto la loro comparsa, poco prima che un evento misterioso causasse la scomparsa dei dinosauri, ma non degli uccelli. Durante il Cretaceo, uccelli e insetti si contendevano i cieli con un altro tipo di animale volante, lo pterosauro. Lo pterosauro è una specie di rettile gigante senza volo che apparve nel Triassico superiore. Durante il Cretaceo, in competizione con i primi uccelli, si è evoluto in forme davvero gigantesche. Una specie di pterosauro, il Quetzalcoatlus, poteva raggiungere un'apertura alare di 15 metri. Gli pterosauri sono sensibili alle condizioni climatiche, in particolare alle tempeste, e scomparvero gradualmente nei pochi milioni di anni che precedettero l'estinzione dei dinosauri. Come abbiamo visto in precedenza, una delle principali caratteristiche geologiche del Cretaceo era l'alto livello del mare. Il Cretaceo è stato uno dei periodi con il più alto livello del mare nella storia del nostro pianeta. Vaste aree di terra erano coperte da acque poco profonde. L'Europa e l'Africa, ad esempio, erano arcipelaghi di isole piuttosto che continenti. Numerose specie popolavano questi mari caldi e poco profondi. Con il riscaldamento globale, circa meno 140 milioni di anni fa, si moltiplicarono i microorganismi marini, in particolare il plancton. Tutte le specie marine viventi poterono approfittare di questa nuova e abbondante offerta di cibo. All'inizio del Cretaceo, la vita abbondava sotto i mari. Numerose specie convivevano, echinodermi, come ricci di mare e stelle marine, spugne, invertebrati, come coralli e crostacei, molluschi, pesci. Alcune specie assomigliano già alla loro forma moderna, come il corallo e l'aragosta, ma altre sono molto diverse da quelle che conosciamo oggi, come le ammoniti, ormai scomparse. Ci sono anche molti predatori, come i pesci teleostei, gli squali neoselaciani, certi gasteropodi e crostacei. Questi predatori sono responsabili della scomparsa di alcune specie, come i brachiopodi e i crinoidi, ma anche di modifiche biologiche dovute all'evoluzione. I molluschi bivalvi affondano più profondamente nel sedimento per evitare granchi e gasteropodi. Altre specie sviluppano conchiglie o spine per proteggersi dai predatori. Nei mari caldi del Cretaceo troviamo anche i rudisti, un gruppo di molluschi bivalvi ormai estinti. Questi molluschi sono comparsi 155 milioni di anni fa. Nei successivi 90 milioni di anni hanno continuato a evolversi. Ampiamente distribuiti nei mari caldi e poco profondi del mondo, i rudisti sono oggi un aiuto prezioso per la datazione degli strati geologici.
Nel primo Cretaceo tutti questi animali marini convivevano con i rettili marini. Alcune specie di rettili marini si estinsero nella prima parte di questo periodo geologico, come i coccodrilli Thalattosuchi, circa meno 125 milioni di anni fa, o gli ittiosauri, un po' più tardi, circa meno 90 milioni di anni fa. Ma altre specie, come i plesiosauri, erano in piena espansione prima della crisi che ha causato l'estinzione dei dinosauri. I plesiosauri più noti sono gli elasmosauri, giganti dal collo lungo. Anche i pliosauri, spesso confusi con i plesiosauri, fiorirono nel Cretaceo. Si riconoscono per la testa allungata e le potenti mascelle con file di denti affilati. Alla fine del Cretaceo, i mosasauri erano i re degli oceani. Questi mega predatori possono raggiungere i 15 metri di lunghezza e le loro potenti mascelle misurano fino a 1,30 metri. I mosasauri possono nutrirsi di pesci, ammoniti e persino di altri rettili marini. Il Cretaceo ha visto la comparsa di moderne specie sottomarine, come le tartarughe, registrate per la prima volta 100 milioni di anni fa. Durante il Cretaceo superiore, le tartarughe divennero gigantesche, raggiungendo lunghezze fino a 3 metri e aperture alari fino a 5 metri. Le odierne tartarughe leatherback, che possono raggiungere una lunghezza di 1,65 metri e un'apertura alare di 2 metri, esistevano già nel Cretaceo. Gli oceani e i mari del Cretaceo erano popolati anche da numerosi pesci. Il gruppo dei pesci è molto diversificato, con predatori come razze e squali che competono con i rettili marini. Ad esempio, gli squali giganti Otudus e Scaphanorhynchus potevano raggiungere, rispettivamente, i 6 e i 5 metri di lunghezza. I pesci ossei sono comparsi circa 100 milioni di anni fa. Come gli squali, alcuni sono giganti e raggiungono i 15 metri di lunghezza. È il caso dell'Idsictis, che però non è un mega predatore, poiché si nutre di plancton. Più piccolo, il pesce osseo Enchodus, di cui sono stati trovati fossili in Nord America e nel Mediterraneo, è un predatore formidabile. Ha lunghi denti a forma di sciabola, che possono infilzare altri pesci o cefalopodi. Più discreti dei dinosauri, degli uccelli e dei rettili marini, i mammiferi erano presenti anche nel Cretaceo. Si trovano in tutto il mondo, in una varietà di forme e ambienti. Esistono mammiferi insettivori, vegetariani o persino carnivori, come il Repenomamus robustus. Per quanto possa sembrare sorprendente, nello stomaco di questo piccolo mammifero delle dimensioni di un opossum sono stati trovati i resti di un dinosauro erbivoro, circa 130 milioni di anni fa. I mammiferi rimasero piccoli animali per tutto il Mesozoico. Il più grande non era più grande di un tasso. In media, i mammiferi del Mesozoico pesavano solo poche centinaia di grammi, ma durante il Cretaceo aumentarono di dimensioni e peso. I gruppi di mammiferi presenti prima del Cretaceo si sono rapidamente diversificati, sviluppando strategie di adattamento a diversi ambienti. All'inizio del Cretaceo abbiamo una terra primitiva con un clima temperato, popolata da creature preistoriche. Animali come dinosauri, insetti, rettili e piccoli mammiferi prosperano in un paesaggio di felci, cicadee e conifere. Durante il Cretaceo il clima cambia, le acque si alzano e le piante da fiore invadono la terra. Le specie si evolvono per adattarsi a un nuovo clima più caldo e umido. Le piante in fiore forniscono nuove risorse agli animali.
compaiono gli insetti impollinatori. Sempre più animali assumono la loro forma moderna, sia sotto il mare che sulla superficie terrestre, come uccelli, insetti e tartarughe. La superficie terrestre è dominata da animali giganti come rettili, dinosauri e uccelli preistorici. I piccoli mammiferi rimangono all'ombra di queste creature giganti. Sott'acqua prevale lo stesso schema. I grandi predatori dominano il mondo marino. Queste gigantesche creature marine spingono gli animali più piccoli a nascondersi nelle profondità degli oceani. Alla fine del Cretaceo, il clima era tornato temperato. Alcune specie sono scomparse, come gli pterosauri, ma altre prosperano senza sospettare la catastrofe che sta per abbattersi su di loro. ...66 milioni di anni fa, qualcosa ha causato la scomparsa dei dinosauri non aviari, cioè di tutti i dinosauri tranne i loro discendenti alati, gli uccelli. Questa estinzione di massa non colpì solo i dinosauri. Molte altre specie terrestri e marine si estinsero contemporaneamente ai dinosauri. Questa catastrofe segnò la fine del Cretaceo e del Mesozoico e l'inizio del Paleocene e del Cenozoico. Impatto di un gigantesco meteorite con la Terra? Un'eruzione vulcanica senza precedenti? Una successione di episodi vulcanici particolarmente violenti? Un raffreddamento climatico estremo? I ricercatori si chiedono come sia potuta avvenire una tale estinzione di massa e, soprattutto, perché intere specie siano scomparse, mentre altre sono sopravvissute. Quel che è certo è che la crisi del Cretaceo-Paleocene è stata sicuramente causata da una combinazione di diversi fattori, le cui conseguenze sono state devastanti per la biodiversità. L'estinzione del Cretaceo-Paleocene è una delle crisi biologiche più note del tempo geologico. Un vero e proprio mito, visto che ha portato all'estinzione dei dinosauri. Ma è stata anche una delle più importanti. Ma prima di tutto, perché parliamo di crisi? Una crisi è un evento improvviso e di breve durata che provoca un cambiamento. L'estinzione del Cretaceo-Paleocene si adatta bene a questa descrizione. Per quanto ne sappiamo, c'è stato un evento brutale che ha causato la scomparsa di un'intera specie che sembrava molto solida. E anche se questo cambiamento non è avvenuto da un giorno all'altro, è vero che su una scala di tempi geologici, la crisi del Cretaceo-Paleocene è stata di breve durata. Nel giro di pochi milioni di anni, ammoniti, belemniti marine e dinosauri scomparvero completamente. Il numero di specie di rettili diminuì drasticamente e molti rettili terrestri tornarono in mare. Il regno dei giganteschi animali terrestri che dominavano i continenti durante il Cretaceo si concluse. Questa crisi segnò una vera e propria rottura. Lo spazio lasciato libero da questi animali estinti permise ad altri animali, ancora oggi presenti, di prosperare. I mammiferi, in particolare, poterono diversificarsi con specie sempre più grandi. I primi primati apparvero e si diversificarono, portando diversi milioni di anni dopo ai primi antropoidi e poi agli ominidi. La rottura segnata da questa grande crisi geologica si riflette negli strati stratigrafici. Studiando gli strati stratigrafici, risalenti a 65 milioni di anni fa,
i geologi hanno riscontrato un calo significativo della quantità di carbonato di calcio nei sedimenti. Hanno invece trovato uno strato di argilla contenente un picco di iridio. In altre parole, iridio in quantità significative e anomale, anche se l'iridio è un elemento raro sulla Terra. Come si può notare, questo è ben lontano dall'idea che il grande pubblico ha dell'estinzione dei dinosauri. Non c'è stato un evento apocalittico che ha spazzato via un'intera specie al distante. L'esatta tempistica dell'estinzione è oggetto di dibattito. Alcune teorie suggeriscono un'estinzione rapida, nell'arco di pochi anni o poche migliaia di anni, mentre altre ipotesi prevedono periodi molto più lunghi, dell'ordine di 1 milione di anni. Non tutte le specie sono state spazzate via. Molte forme di vita sono sopravvissute. Ma l'estinzione dei dinosauri non è stata l'unica crisi di questo tipo. Negli ultimi 500 milioni di anni di boom della biodiversità, la Terra ha vissuto diverse estinzioni di massa simili. L'estinzione dei dinosauri non è stata nemmeno la crisi più grande. Quel titolo va all'estinzione Permiano-Triassica, avvenuta 250 milioni di anni fa. Vediamo le 5 principali crisi della biodiversità nella storia della Terra. Circa meno 445 milioni di anni fa, nel Paleozoico, la vita era esclusivamente marina. Un intenso periodo di glaciazione portò alla scomparsa del 60-70% delle specie allora presenti sulla Terra. Questa fu la crisi dell'Ordoviciano-Siluriano. Circa 358 milioni di anni fa, sempre nel Paleozoico, importanti variazioni climatiche, unite a un calo dell'ossigenazione dei mari, portarono alla scomparsa del 75% delle specie. Si tratta dell'estinzione del Devoniano. Circa 252 milioni di anni fa, la crisi del Permiano-Triassico fu la più grande che la Terra abbia mai conosciuto. Essa segna il confine tra il Paleozoico o era primaria e il Mesozoico o era secondaria. Oltre il 90% delle specie terrestri e marine si estinse. Gli scienziati attribuiscono l'origine di questa crisi a due grandi episodi vulcanici. Circa 200 milioni di anni fa, la crisi del Triassico-Giurassico fu la più lunga. Durò quasi 17 milioni di anni rispetto a 1 o 2 milioni di anni per le altre crisi. Il vulcanismo atlantico causò la scomparsa del 70-80% delle specie viventi della Terra. Infine, la crisi che ci interessa, la crisi del Cretaceo-Paleocene. Essa coincide con due grandi eventi geologici. Un grande episodio vulcanico a Deccan, nell'attuale India, e la caduta di un asteroide nella penisola messicana dello Yucatan. Questi due eventi sono sufficienti a spiegare la scomparsa dei dinosauri? Quali specie si estinsero durante la crisi del Cretaceo-Paleocene? Gli scienziati hanno cercato di rispondere a questa domanda osservando gli strati di sedimentazione. I fossili di dinosauri non aviari si trovano quasi esclusivamente al di sotto del limite KPG. I paleontologi ritengono quindi che i dinosauri si siano estinti poco prima o durante l'evento. Quasi esclusivamente, perché alcuni fossili di dinosauri non aviari
sono stati trovati al di sopra di questo limite. Ma questi sono stati attribuiti alla rielaborazione dei sedimenti, cioè l'erosione li ha portati in superficie prima che fossero coperti da un deposito di sedimenti più recenti. Tutti i dinosauri non aviari si sono quindi estinti con la crisi del Cretaceo-Paleocene. Ma, contrariamente a quanto si crede, i dinosauri non furono le uniche specie a estinguersi durante questa crisi geologica. Anche i mosasauri, rettili marini vissuti nel Cretaceo superiore tra 82 e 66 milioni di anni fa, si estinsero. Come abbiamo visto, i mosasauri erano i re degli oceani. Le loro mascelle, dotate di una doppia fila di potenti denti, avrebbero permesso loro di fare a pezzi l'equivalente di una balena. Il mosasauro è ancora una specie relativamente sconosciuta, sebbene il primo fossile sia stato scoperto nel 1764, molto prima dei dinosauri. Si ritiene che la crisi del Cretaceo-Paleocene abbia causato anche la scomparsa dei plesiosauri e degli pterosauri. Anche i plesiosauri sono rettili marini. Si riconoscono per il corpo largo, piatto e a forma di botte, il collo lungo e le quattro lunghe pinne che fungono da pagaie. Presenti in tutti gli oceani della Terra, si pensa che siano vissuti tra la fine del Triassico e la fine del Cretaceo. Il primo fossile di plesiosauro è stato scoperto in Inghilterra nel 1821. I pliosauri sono una specie di plesiosauri con un collo più corto e potevano raggiungere dimensioni gigantesche. Si stima che potessero raggiungere i 17 metri. Questo li rendeva super predatori, come il mosasauro. L'estinzione del Cretaceo-Paleocene vide anche la scomparsa degli pterosauri. Questi animali sono stati i primi vertebrati capaci di volare, ma non sono classificati né come dinosauri né come uccelli. Come i dinosauri, appartengono al più ampio gruppo degli arcosauri, i rettili dominanti, che comprendono anche uccelli e coccodrilli. Si pensa che siano vissuti tra il tardo Triassico e il tardo Cretaceo, tra 225 e 65 milioni di anni fa. La maggior parte degli pterosauri era piuttosto piccola. Lo pterodattilo, ad esempio, aveva le dimensioni di un piccione. Ma alcuni potevano raggiungere un'apertura alare di oltre 10 metri. Un esempio è il Quetzalcoatlus, con un'apertura alare di 15 metri, grande come un piccolo aereo. Il primo fossile di pterosauro fu scoperto nel 1784. Grazie a diversi fossili è stato possibile ricostruire la loro morfologia. Gli pterosauri avevano ali diverse dagli uccelli di oggi. Le loro ali erano formate da una grande membrana tesa tra il corpo e il mignolo, che era estremamente lungo. Le altre dita formavano una piccola mano appoggiata sull'ala. Gli pterosauri erano scarsi volatori, ma ottimi planatori. Il loro stile di vita era molto simile a quello degli uccelli di oggi. Alcuni vivevano in riva al mare e si nutrivano di pesce, mentre altri vivevano nei canyon e sul bordo delle scogliere. Anche molte specie vegetali scomparvero durante la crisi del Cretaceo-Paleocene. Il ginkgo, ad esempio, è l'unico sopravvissuto di una famiglia di piante vittima di questa estinzione di massa, le ginkgoacee. Questa famiglia di alberi è la più antica conosciuta. Si pensa che sia comparsa oltre 270 milioni di anni fa, circa 40 milioni di anni prima dei dinosauri. In Nord America, circa il 57% delle piante
si è estinto durante la crisi del Cretaceo Paleocene. Dopo la crisi, in questa parte del mondo si è osservata una ricolonizzazione delle felci. Verso la fine del Cretaceo, gli organismi fotosintetizzanti, come il fitoplancton, erano alla base della catena alimentare. L'estinzione delle piante terrestri ha causato un rimescolamento delle specie erbivore che se ne nutrivano. Di conseguenza, sono scomparse anche alcune specie che si nutrivano di questi erbivori. Questo è probabilmente ciò che è accaduto al tirannosauro, per esempio. Per quanto riguarda gli animali marini, gli invertebrati hanno subito forti perdite, in particolare i molluschi. Tra le specie scomparse ci sono ammoniti, belemniti, rudisti e coccolitoforidi, microscopiche alghe unicellulari. Come effetto a catena, si sono estinte anche tutte le specie della catena alimentare che si nutrono di questi animali sgusciati. Le ammoniti, ad esempio, erano il cibo principale dei mosasauri, il che può spiegare solo in parte la loro scomparsa. Si sono verificate più estinzioni nella zona pelagica che sul fondo marino. Gli animali che vivevano nella zona pelagica dipendevano quasi esclusivamente dal fitoplancton, cosa che non accadeva agli animali che vivevano sul fondo marino. D'altra parte, alcune specie sono sopravvissute alla crisi del Cretaceo Paleocene. Tra queste vi sono i mammiferi e gli uccelli. I mammiferi hanno iniziato a diversificarsi circa 30 milioni di anni prima del confine tra Cretaceo e Paleocene. I gruppi di mammiferi odierni erano già presenti nel Cretaceo: monotremi, marsupiali, placentali. Inoltre, esistevano altri gruppi, come i multitubercolati e i gondwanatheria. Questi mammiferi sono poi scomparsi, ma non all'epoca della crisi. Quindi, ovviamente, anche queste specie hanno subito perdite durante la crisi del Cretaceo Paleocene. Ma questo è ben lontano dall'estinzione di massa dei dinosauri. Curiosamente, i mammiferi non hanno subito un'esplosione di diversificazione dopo la crisi, a parte i marsupiali. Eppure, la scomparsa dei dinosauri aveva lasciato vacanti molte nicchie ecologiche. Come sono sopravvissuti questi mammiferi? Ci sono diverse spiegazioni. In primo luogo, come abbiamo visto, le specie di mammiferi che esistevano nel Cretaceo erano piccole, paragonabili a ratti. La maggior parte erano insettivori notturni. Le loro dimensioni ridotte e il loro stile di vita potrebbero quindi averli aiutati a trovare riparo in ambienti protetti. Ma la loro sopravvivenza potrebbe anche essere legata al loro cervello sviluppato o alla varietà della loro dieta. Tra i mammiferi sono stati gli onnivori, gli insettivori e gli spazzini a sopravvivere all'estinzione, grazie alla disponibilità delle loro fonti di cibo. Dopo l'estinzione dei dinosauri non esistevano più mammiferi erbivori o carnivori al 100%. I mammiferi e gli uccelli sopravvissuti si nutrivano di insetti, vermi e lumache, che a loro volta si nutrivano di materia vegetale e animale morta. Sono quindi sopravvissuti al collasso della catena alimentare seguito all'estinzione dei dinosauri. Seguendo lo stesso ragionamento, possiamo notare che pochi gruppi di animali si sono estinti nei corsi d'acqua, poiché dipendevano più dai detriti che scorrevano sulla terraferma che dalle piante terrestri per nutrirsi. Tra i grandi rettili, i coccodrilli e gli ciampsosauri sono sopravvissuti come animali semiacquatici, avendo accesso a questa fonte di cibo. Allo stesso modo, la famiglia degli squamati, che comprende piccoli rettili come lucertole e serpenti, è sopravvissuta all'estinzione.
Oggi sono uno dei gruppi di animali di maggior successo, con oltre 6.000 specie esistenti. Si pensa che siano sopravvissuti grazie alle loro piccole dimensioni, al metabolismo adattabile e alla capacità di cambiare habitat per trovare condizioni più favorevoli. Sotto il mare, l'80% delle specie di squali, razze e pesci cartilaginei è sopravvissuto. Meno del 10% delle famiglie di pesci ossei sono estinte. Come possiamo spiegare questa estinzione di massa, questo rimescolamento della biodiversità terrestre e marina? Sono state avanzate diverse teorie, ma gli scienziati propendono per una combinazione di più fattori. 66 milioni di anni fa si sono verificati due grandi eventi geologici, eruzioni vulcaniche e la caduta di un asteroide. Ma questi eventi da soli non bastano a spiegare una tale crisi della biodiversità. L'impatto di questi eventi rimane poco chiaro ed è ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica. Per alcuni l'asteroide è stato il motore della crisi, per altri le conseguenze del vulcanismo. Per altri ancora, questi due eventi, insieme ad altri fattori, hanno causato la perdita di queste specie. Esaminiamo queste ipotesi una per una per capire meglio cosa può aver causato questa grave crisi 66 milioni di anni fa. 66 milioni di anni fa, la Terra subì un importante cambiamento climatico. All'inizio del Cretaceo, il mare cominciò ad avanzare, ma la fine del periodo fu segnata da un ritiro degli oceani con l'emersione di alcune terre. Questo avrebbe portato a profondi cambiamenti climatici e quindi a un graduale declino di alcune specie negli ultimi milioni di anni del Cretaceo. Allo stesso tempo, verso la fine del Cretaceo, si verificarono enormi eruzioni vulcaniche nel Deccan, nell'odierna India occidentale. I ricercatori hanno trovato tracce di queste eruzioni vulcaniche in questa regione, le Trappole del Deccan. Le Trappole del Deccan sono costituite da una pila di colate laviche spesse fino a 2400 metri. Ogni colata di lava ha uno spessore compreso tra i 10 e i 50 metri e la più spessa raggiunge i 150 metri. L'area coperta dalle trappole supera i 500.000 km quadrati, ma si pensa che in origine fosse superiore a 1,5 milioni di km quadrati. Date le dimensioni delle colate laviche, la velocità di scorrimento deve essere stata notevole. Secondo gli scienziati, gli episodi eruttivi si sarebbero verificati ripetutamente in un periodo compreso tra 30.000 e 1 milione di anni. Il più lungo sarebbe durato diversi anni. Si ritiene che l'attività vulcanica sia iniziata 300.000-400.000 anni prima del confine tra Cretaceo e Paleocene e che sia continuata per 700.000 anni dopo. Le quantità di polveri, ceneri e CO2 rilasciate nell'aria hanno certamente avuto un effetto sul clima e quindi sugli ecosistemi. Ma ci sono ancora domande senza risposta riguardo agli effetti precisi di questo vulcanismo sulla biodiversità e sull'ambiente. Quello che sappiamo è che questi episodi vulcanici devono aver avuto un impatto significativo sul clima. Sappiamo che la crisi del Cretaceo-Paleocene è stata accompagnata da un significativo sconvolgimento del clima. Il degassamento associato al vulcanismo del Deccan può aver avuto un impatto così importante sul clima di quel periodo? I ricercatori non possono dire con certezza cosa abbia causato il cambiamento climatico, ma è certo che il vulcanismo è stato il fattore scatenante
di uno sconvolgimento o l'elemento che ha fatto precipitare un cambiamento già iniziato. Per scoprirlo, abbiamo cercato di stimare quali gas possono essere stati emessi durante le eruzioni e in quali quantità. Ecco cosa abbiamo scoperto. Nei 200.000 anni precedenti l'estinzione dei dinosauri, le quantità di zolfo e fluoro immesse nell'atmosfera erano tali da poter sconvolgere il clima a livello globale. Nell'arco di alcuni decenni si sono verificati diversi inverni vulcanici molto freddi, con un abbassamento delle temperature medie globali di 10 gradi centigradi. Questa instabilità climatica avrebbe potuto influire su vari ecosistemi, creando stress ambientale. Lo sconvolgimento chimico indotto dal vulcanismo nelle trappole del Deccan potrebbe quindi aver innescato da solo un'estinzione di massa, aiutata e favorita dalla caduta dell'asteroide che, secondo gli scienziati, ha certamente dato il colpo di grazia. Per molto tempo si è dibattuto sulla questione. I dinosauri scomparvero a causa di un'eruzione vulcanica o di un meteorite? Oggi si ritiene che entrambi gli eventi abbiano contribuito all'estinzione di massa. Negli anni Ottanta è stato trovato uno strato di argilla nera tra il Cretaceo e il Terziario o Cenozoico. Un confine geologico ben visibile in alcune zone del globo che contiene un livello anormalmente alto di iridio. Come abbiamo visto in precedenza, l'iridio è un elemento raro sulla Terra. La sua presenza in quantità così elevate al confine tra Cretaceo e Paleogene ha spinto i ricercatori a chiederselo. Eppure, esistono oggetti che contengono iridio in abbondanza, i meteoriti. I ricercatori hanno quindi concluso che un meteorite è caduto sulla Terra in questo momento. All'epoca gli scienziati stavano riflettendo sull'idea di un inverno nucleare. L'idea era la seguente: se centinaia di armi nucleari venissero scambiate in una terza guerra mondiale, milioni di tonnellate di polvere verrebbero gettate nell'atmosfera. Di conseguenza, saremmo immersi in una sorta di notte artificiale e l'atmosfera si raffredderebbe, portando a un inverno globale della durata di diversi anni. Questo è l'inverno nucleare. Da questa idea è nata quella di un inverno da impatto, un inverno che sarebbe stato innescato dalla caduta di un meteorite alla fine del Cretaceo. Il cratere di questo meteorite era ancora da scoprire. Qualche anno dopo, i ricercatori scoprirono il cratere di Chicxulub, nella penisola messicana dello Yucatan. Sono state scoperte numerose tracce dell'impatto, tra cui quarzo con segni di impatto. Tutto ciò permette di stimare il diametro del meteorite tra i 10 e gli 80 chilometri. La data dell'impatto è stimata all'epoca della crisi Cretaceo-Paleocene. La caduta dell'asteroide ha alimentato a lungo l'immaginario popolare. È vero che l'estinzione di un'intera specie a causa della caduta di un meteorite ha tutte le caratteristiche di uno scenario catastrofico. Ma in realtà l'evento non è stato così spettacolare. Sulla base di un'analisi numerica di vari scenari possibili, i ricercatori sono giunti alla conclusione che la sola caduta dell'asteroide non avrebbe potuto causare una simile catastrofe biologica. L'impatto del meteorite è stato comunque disastroso. La caduta dell'asteroide ha portato all'improvvisa scomparsa di molte specie animali e vegetali e quindi a un forte calo dell'accumulo di carbonio organico negli oceani. Inoltre ha rilasciato grandi quantità di zolfo nell'atmosfera, facendo precipitare le temperature. La causa iniziale dell'estinzione dei dinosauri
fu il vulcanismo, come nella maggior parte delle crisi biologiche che hanno costellato la storia del nostro pianeta. Ma la caduta di un asteroide, quasi contemporaneamente alle ripetute eruzioni vulcaniche, ha dato il colpo di grazia, aggravando una situazione già critica. Tanto più che l'asteroide si è schiantato nel peggior posto possibile, secondo alcuni ricercatori. Uno studio pubblicato nel 2017 sostiene che i dinosauri non si sarebbero estinti se l'asteroide fosse atterrato in un'altra parte del mondo. La collisione è avvenuta nell'oceano che oggi confina con la città di Chicxulub, causando il rilascio di una quantità fenomenale di fuliggine nell'atmosfera, con conseguente estremo raffreddamento climatico. Dopo l'impatto, la temperatura media della Terra sarebbe stata compresa tra i meno 10 gradi centigradi e i meno 8 gradi centigradi. Eppure solo il 13% della superficie terrestre è costituito da rocce che potrebbero aver causato una tale estinzione di massa, compresa la penisola dello Yucatan. In effetti è come se il meteorite si fosse schiantato contro una polveriera di petrolio. L'impatto causato dall'asteroide avrebbe bruciato una quantità di rocce sedimentarie ricche di petrolio tale da rilasciare nell'atmosfera quasi 1,7 miliardi di tonnellate di sottili particelle di carbonio nero. La pioggia ha rapidamente ripulito il cielo dalla maggior parte della fuliggine di basso livello, ma il danno era ormai fatto. Circa 385 milioni di tonnellate avrebbero continuato a circolare nell'alta atmosfera, ostacolando la luce del sole, vitale per la maggior parte delle specie. Inoltre, secondo l'autore dello studio, la fuliggine rilasciata dall'impatto non sarebbe stata distribuita in modo uniforme. L'emisfero settentrionale si sarebbe raffreddato più intensamente. L'emisfero meridionale, invece, si sarebbe ripreso molto più velocemente. Studi successivi suggeriscono che al posto della fuliggine sia stato rilasciato nell'atmosfera zolfo in quantità enormi, causando un raffreddamento climatico estremo. Il risultato è lo stesso: l'asteroide è caduto su una vera e propria polveriera, e forse, se fosse caduto in un'altra parte del globo, il solo vulcanismo non sarebbe stato sufficiente a causare l'estinzione dei dinosauri. Una conclusione vertiginosa che dimostra come questa estinzione di massa fosse appesa a un filo. La probabilità di un'estinzione di massa era molto bassa. Le specie che dipendono dalla fotosintesi, come il fitoplancton e le piante terrestri, iniziarono a estinguersi gradualmente, con un rapido impatto sul resto della catena alimentare. Gli animali erbivori cominciarono a scomparire, poiché le piante di cui si nutrivano scarseggiavano. Anche gli animali carnivori, come il tirannosauro, scomparvero quando le loro prede abituali, gli erbivori, non c'erano più. Sopravvissero solo onnivori, insettivori e spazzini. Dopo la crisi, una volta scomparsi i dinosauri non aviari, come si presentava la Terra? Nel Paleocene, gli animali sopravvissuti fiorirono e si svilupparono. Tartarughe, coccodrilli, lucertole, serpenti, uccelli. I mammiferi fino ad allora nascosti nell'ombra dei rettili giganti si diversificarono e iniziarono a occupare le nicchie lasciate libere dai dinosauri. Nei 10 milioni di anni del Paleocene comparvero 22 nuovi ordini di mammiferi: marsupiali, insettivori, lemuri e ungulati, antenati di cavalli, rinoceronti,
e cammelli. Si trattava per lo più di quadrupedi erbivori di piccole dimensioni, con muso sottile e volume cranico ridotto. All'inizio del Paleocene, i mammiferi assomigliavano ancora molto ai loro antenati del Cretaceo. Con il passare del tempo, però, si sono evoluti verso dimensioni maggiori, pur rimanendo goffi, poco abili e piuttosto arcaici. Alla fine del Paleocene, durante il Paleocene superiore, si svilupparono mammiferi carnivori come il creodonte. Il periodo successivo, l'Eocene, vide l'arrivo dei mammiferi e degli uccelli più grandi della storia della Terra, come il gastornis, che pesava tra i 50 e i 100 kg. Durante il Paleocene, le piante angiosperme continuarono a colonizzare il pianeta. Apparvero le prime foreste di alberi decidui, anche se rimasero piuttosto rare. Il Paleocene segna anche la fase finale della disgregazione di Pangea. I continenti e gli oceani assomigliano sempre più a quelli che conosciamo oggi. Ad esempio, nel Paleocene si formarono le Montagne Rocciose, una catena montuosa lunga 3.500 km nel Nord America. Le temperature sono rimaste più fresche rispetto al Cretaceo, ma più calde rispetto al resto del Cenozoico. Il clima è subtropicale, cioè caldo e umido, con poche stagioni. Ciò favorisce lo sviluppo di foreste tropicali fiorite, ricche di palme, conifere, allori, sicomori e felci. Una vegetazione densa e rigogliosa in cui prosperano i mammiferi. Ci sono fiori anche in Alaska. Il livello del mare è molto alto. Quasi tutta l'Europa è sommersa. Il nostro viaggio nel tempo si conclude. L'estinzione dei dinosauri è una delle più grandi crisi della biodiversità che la Terra abbia mai conosciuto. Questo episodio della storia del nostro pianeta ha causato la scomparsa di circa il 75% delle specie del mondo, dando il via allo sviluppo di nuove piante e creature che esistono ancora oggi. Senza questo evento, il mondo non sarebbe come è oggi. Dopo un inizio caldo, la Terra ha subito una chiara tendenza al raffreddamento. La tettonica ha riorganizzato le grandi correnti oceaniche e ha innalzato i grandi rilievi che hanno consumato CO2. Appena 10 milioni di anni dopo, una spaccatura continentale nell'emisfero settentrionale ha liberato grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera e negli oceani, provocando un aumento delle temperature di almeno 5 gradi centigradi. Questo riscaldamento sconvolge nuovamente gli ecosistemi ed ha un forte impatto sull'evoluzione dei mammiferi. La vegetazione sta cambiando e le foreste stanno diventando più dense. L'ultimo residuo del supercontinente Gondwana si disgrega, formando l'Australia e l'Antartide. L'Australia portò con sé una notevole flora e fauna, di cui alcuni esemplari si trovano ancora oggi. Questa separazione ha creato una corrente circum-antartica che ha isolato il continente meridionale dalle acque più calde, causandone il congelamento. Il mondo terrestre è ora dominato da forme di vita familiari, come piante da fiore, uccelli canori e mammiferi. Nelle acque predominano i mammiferi, con balene, foche e una miriade di moderni pesci ossei. Condividono l'oceano con gli squali, che erano già presenti. L'esplosione di tutti questi gruppi ha creato il mondo biologico di oggi. La maggior parte dei grandi animali è scomparsa. I rettili sopravvissuti sono di dimensioni piuttosto modeste, con alcuni serpenti, lucertole, piccoli coccodrilli e tartarughe. Gli uccelli sono gli unici a distinguersi in termini di dimensioni nel tentativo di regnare sul mondo animale. Il Gastornis parisiensis, noto anche come diatrima,
e il Teratornis incredibilis sono uccelli di dimensioni impressionanti. Il Gastornis è il più grande uccello del suo tempo, raggiungendo fino a 2 metri per gli esemplari più grandi. Ha ali corte, zampe lunghe e un becco spesso. Si muove come gli odierni struzzi, poiché non può volare. Vive nelle foreste e nelle paludi dei climi tropicali. In questo momento non è un animale da preda, poiché i suoi potenziali predatori, mammiferi o coccodrilli, sono più piccoli di lui. Il suo becco robusto e i suoi potenti artigli gli consentono di seguire una dieta onnivora. Il Teratornis è soprannominato uccello mostro. La sua apertura alare può raggiungere i 5 metri e la superficie di una singola ala raggiunge i 17,5 metri quadrati. All'epoca era il più grande uccello in grado di volare. Le sue zampe robuste e i suoi piedi potenti gli permettono di afferrare e catturare le prede con una presa molto forte. Questi due esemplari stanno facendo solo una fugace apparizione sulla Terra e gli uccelli che resisteranno sfoggeranno dimensioni più modeste in futuro. Per ora però questi terrificanti rapaci infestano le savane. Preferiscono ambienti scarsamente vegetati dove possono inseguire le loro prede. Catturano e divorano piccoli mammiferi come i cavalli primitivi, ma anche i cadaveri come gli attuali avvoltoi. Finché i mammiferi restano troppo piccoli per svolgere il ruolo di predatori, questi uccelli giganti non hanno concorrenti seri e restano in cima alla catena alimentare. I perissodattili ebbero un grande successo e comprendevano gli antenati di cavalli, tapiri e rinoceronti. All'epoca i 3 lignaggi erano un tutt'uno. Oggi questi animali sono diversi, ma i loro antenati erano molto simili, anche se non vivono negli stessi ambienti. Non mangiano le stesse piante, il che evita il tipo di intensa competizione che potrebbe portare alla scomparsa di alcune specie. L'Iracotherium viene spesso attaccato da questi pericolosi uccelli. Sebbene appartenga alla linea evolutiva del cavallo, all'epoca era più simile a un cane. Lungo circa 60 cm e alto non più di 20, ha 4 dita sulle zampe anteriori e 3 su quelle posteriori. Non ha zoccoli come i cavalli moderni, ma piuttosto cuscinetti simili a quelli dei cani. I suoi circa 40 denti servono a schiacciare le foglie morbide e i giovani germogli delle piante, poiché è un erbivoro. L'Heptodon vive in Nord America. Questo tapiro primitivo è lungo 1 metro. Sebbene gli arti e il cranio siano simili a quelli degli attuali tapiri, non possiede ancora la caratteristica proboscide. Il suo cugino stretto, Iracius, è stato uno dei primi rinoceronti. È leggermente più grande di Heptodon, ma non ha ancora un corno. Heptodon, Iracius, Iracotherium sembrano molto simili all'epoca, ma in seguito la loro stirpe si sarebbe divisa nettamente. Compaiono nuovi mammiferi, tra cui il Phenacodus. Questo erbivoro di medie dimensioni assomiglia vagamente a un moderno cervo o cavallo. Occupa la radice dell'albero genealogico degli ungulati. I suoi denti sono ben adattati alla vegetazione dura del suo habitat. Lungo fino a 1,5 metri, ha zampe lunghe e dritte e un muso stretto. Ogni arto termina con 5 dita complete che gli permettono di camminare come un moderno tapiro. I 20 artigli sugli arti sono stati successivamente modificati per diventare zoccoli nei moderni ungulati. La biodiversità è ancora molto diversa da quella attuale. Sebbene le foreste fossero ancora presenti, iniziarono a diffondersi le praterie e si svilupparono gli animali erbivori. Alcune famiglie di mammiferi si sono evolute in nuovi tipi ecologici, come corridori, alianti, persino veri e propri animali volanti, nuotatori, saltatori e scavatori. Sono distribuiti su tutta la superficie terrestre, occupando tutti gli ambienti, dai deserti roventi ai poli ghiacciati. Si adattano alle cime degli alberi, alle alte montagne, agli oceani e alle paludi d'acqua dolce. Innovazioni come le ali dei pipistrelli e i grandi incisivi dei roditori si riveleranno fondamentali per il loro successo biologico.
Il Brontotherium è un tipo di ungulato che ricorda il moderno rinoceronte. Ha una coppia di corni sul muso, con i corni dei maschi più imponenti di quelli delle femmine. Sebbene il suo aspetto sia simile a quello di un rinoceronte, in realtà ha le dimensioni di un elefante. Misura fino a 5 metri di lunghezza e pesa fino a 5 tonnellate. Questo erbivoro è ghiotto di foglie tenere e giovani germogli. Con 1,5 metri di lunghezza, 80 cm di altezza e 100 kg di peso, l'Iracodon sembra un pony. In realtà si tratta di una specie di rinoceronte primitivo, anche se all'epoca non aveva corno ed era un corridore. Si nutre di un'ampia varietà di vegetazione nelle steppe e nelle foreste aperte. Le sue esili zampe sono sostenute da 3 dita e la testa è particolarmente grande rispetto al resto del corpo. La diversificazione degli erbivori è indubbiamente parallela a quella dei mammiferi carnivori. Tra i gruppi rappresentati in questo periodo, Iguanodon, il cui nome significa denti di iena, appare nella sua veste felina. Il suo corpo massiccio e robusto è caratterizzato da una lunga coda e ciascuna delle sue dita è dotata di artigli affilati. Iguanodon è un cacciatore eccezionale. Sebbene il suo cervello sia piccolo, ha un olfatto molto sviluppato, una mascella potente e la sua velocità gli permette di cacciare molte prede. I suoi denti affilati e appuntiti gli permettono di schiacciarle quando le cattura. Lo Iguanodonte è anche uno spazzino. Copre i cadaveri che trova con gli escrementi per mascherare il suo odore ed evitare che altri predatori lo individuino. Alto 1,50 metri e lungo 3 metri, Iguanodon non ha paura di affrontare predatori di grandi dimensioni, come i gastornis, potendo correre fino a 55 km orari. 55 milioni di anni fa, un gruppo di mammiferi ha intrapreso un percorso evolutivo diverso. Dotati di 2 occhi ravvicinati e di mani con pollice opponibile, furono i primi primati. I loro precursori sono i plesiadapiformi. Questi piccoli mammiferi erano insettivori e arboricoli. Il primo esemplare non è altro che il Purgatorius, la piccola creatura che si nascose come meglio poté durante la caduta del meteorite. I plesiadapiformi si sono diversificati fino a formare un centinaio di specie che vivono nelle regioni tropicali. Le loro dimensioni variano da un criceto a uno scoiattolo. L'architettura primitiva del loro cranio, il cervello piccolo e la presenza di artigli sulle zampe non li classificano ancora come veri primati. Tuttavia presentano alcuni dettagli sulla dentatura, in particolare i molari e i grandi incisivi, che si ritrovano nei primati più primitivi di oggi, i lemuri. Le proscimmie sono i primati primitivi di oggi, lemuri e tarsi, e i loro antenati fossili. Di fronte a loro ci sono le scimmie, che comprendono tutte le vere scimmie, come le uistiti, i babuini, i gorilla e gli esseri umani. La prima proscimmia conosciuta si chiama Altiatrasius. 55 milioni di anni fa, i suoi discendenti si erano diffusi in tutto l'emisfero settentrionale. A quel tempo erano uno dei gruppi di mammiferi più diversi. Le zampe delle proscimmie si sono evolute in mani e piedi con artigli simili a unghie. Sono più corte e più piatte di quelle dei plesiadapiformi. Il pollice è opponibile alle altre dita. Ora possono aggrapparsi ai rami e afferrare il cibo. Gli occhi sono situati sulla parte anteriore della faccia, vicini tra loro. Sebbene questa posizione faccia perdere loro la visione laterale, che era una vera risorsa per individuare i predatori, essa consente una visione binoculare in 3 dimensioni. Di conseguenza i primati possono saltare da un albero all'altro, valutando meglio le distanze e limitando il rischio di caduta. L'intera parte superiore del cranio viene rimodellata, contribuendo ad aumentare le dimensioni del cervello. In Asia, 45 milioni di anni fa,
comparvero le prime vere scimmie. Questi animali onnivori o vegetariani erano caratterizzati da un cervello di grandi dimensioni e da un elaborato comportamento sociale. Nel cuore di regioni coperte da vaste foreste paludose, le scimmie primitive si scontravano con piccole proscimmie. Il Catopithecus, vissuto 36 milioni di anni fa, è la più antica delle scimmie primitive. Il più noto e più grande è l'Aegyptopithecus. Questo mammifero, del peso di 6-7 kg, abitava le foreste pluviali del Nord Africa. Ha una certa somiglianza con l'attuale scimmia urlatrice sudamericana. L'Aegyptopithecus si arrampica sugli alberi, striscia sui rami e si nutre di frutta. Ha uno stile di vita diurno, presenta tutte le caratteristiche che distinguono le scimmie dalle proscimmie. Il suo cranio ospita un cervello più grande, la cavità oculare è completamente chiusa, isolando il bulbo oculare dalla parte temporale del cervello. Gli occhi si sono avvicinati, riducendo la cavità nasale e quindi la capacità olfattiva. La potente mandibola ha molari con corone relativamente piatte. I primati presentano una grande diversità, ma la loro anatomia mantiene un elevato grado di unità. Gli arti a cinque dita sono dotati di unghie. La mano ha un pollice opponibile, è stata perfezionata come strumento di presa e organo del tatto. La vista si è evoluta e migliorata a scapito dell'olfatto. Le orbite sono rivolte in avanti, consentendo una buona visione binoculare. La loro complessa organizzazione sociale si riflette anche nella prolungata cura materna, nel ritardo della maturità sessuale e nella maggiore longevità. I primati vivono generalmente in gruppi che vanno da pochi individui a diverse centinaia di membri. Le femmine partoriscono di solito una sola prole, a volte due. Per ragioni fisiologiche e comportamentali, le dimensioni dei primati variano da 50 grammi a oltre 100 kg. La loro dieta è diversificata. Gli esemplari più piccoli sono più probabilmente insettivori o frugivori, mentre quelli più grandi hanno generalmente una dieta onnivora. I primati prosperano nelle regioni tropicali e subtropicali. La maggior parte delle scimmie è diurna, mentre le proscimmie vivono di notte. I primati presentano un'ampia gamma di posture e modi di locomozione. Sugli alberi, alcuni si arrampicano e camminano sui rami. A terra, adottano un'andatura quadrupede, ma sono anche in grado di correre in posizione eretta e di effettuare salti laterali. Alcune specie usano la coda come quinto arto per sospendersi. Alcune grandi scimmie si sospendono dondolandosi. A terra il loro movimento quadrupede è insolito, in quanto si muovono semi eretti, facendo affidamento sulla seconda falange delle dita. Tutte le scimmie praticano occasionalmente il bipedismo. Solo l'uomo ne fa una specialità. Alcuni piccoli mammiferi iniziano a sfruttare un nuovo ambiente, le cime degli alberi. Lassù trovano cibo inesauribile e un riparo sicuro dai predatori. Tuttavia, vivere sugli alberi significa muoversi in tre dimensioni, anziché in due come fanno gli animali terrestri. Quindi c'è anche il pericolo di cadere. I piccoli abitanti dei rami alti mostrano particolari adattamenti, come un cervello di grandi dimensioni o occhi lungimiranti, che permettono loro di valutare con precisione le distanze. Anche la visione a colori è un'innovazione che permette agli animali di individuare facilmente la frutta e le foglie giovani, più tenere e nutrienti. Carpolestes è un piccolo mammifero delle dimensioni di un criceto, con denti simili a quelli di un roditore. Le sue lunghe dita e il pollice opponibile gli permettono di arrampicarsi con facilità sulle cime degli alberi. I gomiti non sono sufficientemente flessibili da permettergli di saltare da un ramo all'altro. Gli occhi situati ai lati della testa non gli permettono di valutare le distanze con grande precisione. Carpolestes è un parente stretto delle prime scimmie, ma non un vero e proprio antenato. Coryphodon è un grande erbivoro anfibio.
come i moderni ippopotami, vive nelle paludi e si nutre di piante acquatiche. Di dimensioni simili a quelle di un cinghiale, può pesare fino a 500 kg. Entrambe le zanne sono poco sviluppate. All'epoca era considerato un animale di grandi dimensioni rispetto alla media degli altri animali. Gli antenati di balene e delfini galoppavano letteralmente sulla terraferma. Oggi è difficile immaginare come i quadrupedi terrestri si siano evoluti in cetacei. Nonostante il nome, che significa re dei rettili, Basilosaurus è un mammifero. Questo animale, grande come una balena, ha una mascella piena di denti. Non ha ancora lo sfiatatoio, ma le narici al centro del muso lo costringono a sollevare la testa dall'acqua per respirare. Ha due piccole zampe posteriori che non vengono utilizzate per camminare o nuotare. La lunga coda e le braccia a forma di pinna lo aiutano a spingersi. Il basilosauro, come altri antenati dei cetacei, sfrutta l'ambiente costiero, nutrendosi di pesci, granchi e molluschi. L'evoluzione lo ha portato ad adattarsi all'ambiente marino. Le zampe posteriori si riducono gradualmente e le braccia e la coda diventano pinne. Le narici migrano verso la parte superiore della testa per formare dei fori per il soffio. L'orecchio si evolve per consentire all'animale di sentire correttamente i suoni subacquei. Il protoceto è un tipo di cetaceo primitivo, misura 2,5 metri di lunghezza. Le zampe, che usa come pinne, sono piuttosto piccole, ma gli permettono di muoversi sul terreno. La sua lunga mascella è dotata di denti affilati. La sua struttura auricolare gli permette di sentire bene sott'acqua, ma non certo di ecolocalizzare. Le narici si trovano a metà del muso, che nei cetacei moderni è il primo passo verso la parte superiore del cranio. La vita anfibia è ancora molto viva per questi animali primitivi. Alcune femmine partoriscono ancora sulla terraferma. I pipistrelli appaiono con l'Icaronicteris. Questo animale ha già l'aspetto dei pipistrelli moderni. La sua apertura alare può raggiungere i 35 cm. La sua lunga coda funge da timone. Le sue zampe sono ancora troppo piccole perché possa appendersi a testa in giù. Indossa una pelliccia, preferisce i climi caldi e si nutre di insetti. Anche i pipistrelli più vecchi possono battere le ali. I dermotteri, o lemuri volanti, sono un ordine di mammiferi. Vivono sugli alberi e sono i più adatti a planare. Quando si lanciano da un ramo, estendono i quattro arti in modo da tendere una vela di pelle che collega i polsi, le caviglie e la coda. Questo permette loro di planare per oltre 100 metri. Prosperano palme, alberi da fiore e conifere. Un nuovo gruppo di piante fa la sua comparsa nel mondo vegetale, le piante erbacee da fiore. Il loro successo è legato all'evoluzione degli insetti impollinatori. Anche gli animali che mangiano semi e frutti, come pipistrelli e uccelli, hanno contribuito alla diffusione delle piante. Le piante erbacee hanno un segreto: hanno la capacità di sopravvivere e prosperare anche quando vengono regolarmente tagliate dagli animali. Tagliare le cime delle foglie non danneggia la loro crescita. Sopravvivono perfino a un raccolto intensivo. L'espansione delle praterie favorisce la sopravvivenza dei mammiferi erbivori. Le erbe comprendono la maggior parte delle specie comunemente note come erbe e cereali. Sono generalmente piante erbacee, annuali o perenni. Possono adattarsi a un'ampia varietà di condizioni ambientali, dalle foreste lussureggianti e umide ai deserti aridi, dai climi freddi di montagna alle zone tropicali. Sono una preziosa fonte di cibo ed energia per la fauna selvatica. Le graminacee sono angiosperme. Il fiore è una struttura complessa in cui sono raggruppati e avvolti gli organi riproduttivi maschili e femminili. La parte femminile dà origine al frutto a maturità, ma solo dopo la fecondazione. È il frutto che caratterizza le angiosperme. Esso contribuisce a diffondere i semi
per mezzo di vari animali, del vento e dell'acqua. Le piante sono state in grado di disperdersi in entrambi i continenti prima che il Gondwana si separasse completamente. Gli uccelli sono piccoli dinosauri teropodi piumati e volanti. I loro antenati erano predatori terrestri, veri e propri cacciatori delle terre giurassiche. Non volavano. Il volo è un adattamento ormai indelebilmente associato agli uccelli. La sopravvivenza di alcune specie può talvolta essere sorprendente. Prima dell'impatto del meteorite, gli uccelli avevano già una lunga storia alle spalle. Il più antico uccello conosciuto, l'Archaeopteryx, è apparso alla fine del periodo giurassico, circa 150 milioni di anni fa. Questo animale ha il corpo e i denti di un rettile combinati con le piume di un uccello. Rappresenta l'anello mancante tra rettili e uccelli. L'Archaeopteryx discende probabilmente da un piccolo celurosauro terrestre. Questi rettili dalla coda cava comprendono piccoli carnivori leggeri e veloci come il Companionatus, ma anche l'enorme e famoso Tirannosauro. Alcuni celurosauri avevano le piume e potevano volare. I loro scheletri sono molto simili a quelli degli uccelli. Le piume e il volo non sono comparsi all'improvviso, ma sono stati acquisiti nel corso dell'evoluzione. Secondo alcune teorie, le piume sono un'evoluzione delle squame dei rettili. Prima di diventare le piume moderne che conosciamo oggi, le piume ancestrali erano diverse per forma e funzione. La funzione arcaica delle piume è l'isolamento. Essendo ricoperto di piume, l'animale è in grado di trattenere il calore corporeo e di proteggersi dal freddo. Alcune delle prime piume hanno una configurazione che oggi non si vede più. Hanno una ramificazione e una configurazione più destrutturata, simile alla piuma. È come se una serie di filamenti fossero stati riuniti e fusi alla base. Il kiwi, una specie di uccello realmente incapace di volare, ha piume che assomigliano a capelli, come se fossero state semplificate perché inutili per il volo. Le piume svolgono anche un ruolo di visualizzazione o di mimetizzazione. Possono anche servire come mezzo di riconoscimento tra gruppi di individui o come motivo di attrazione per l'accoppiamento. Le piume sono anche protettive, proteggono le uova dal sole o le riscaldano intrappolando l'aria. Possono anche essere usate per il corteggiamento. Il volo è definito come la produzione attiva di energia che spinge l'animale nell'aria utilizzando la propria forza. Ciò richiede alcune caratteristiche fisiologiche, come ossa cave, uno sterno robusto e un piede appollaiato. Per essere in grado di volare, l'animale deve avere un'ala idonea al volo, deve essere in grado di generare una scia di vortici che lo spinga in avanti. La sua coordinazione neuromuscolare deve consentirgli di navigare in modo efficiente e il suo tasso metabolico deve sostenere il volo per lunghi periodi. L'Archaeopteryx possiede già un'ala che gli permette di generare la corsa di volo. Ha un canale uditivo che riflette la capacità di negoziare lo spazio tridimensionale, particolarmente utile per un animale che viaggia nell'aria. Sembra tuttavia che la sua capacità di volo sia debole. Sono possibili diversi scenari per quanto riguarda l'acquisizione e l'origine del volo. Tutto potrebbe essere iniziato con gli alberi. Alcune specie sarebbero state in grado di salire abbastanza in alto da poter saltare, poi planare e volare. Un'altra ipotesi è che alcuni animali abbiano iniziato a correre sul terreno sbattendo le loro protoali, che avrebbero conferito spinta e portanza fino a quando l'animale non si fosse sollevato da terra.
pur essendo considerati particolarmente sensibili alle fluttuazioni ambientali, gli uccelli rimangono gli unici eredi dei dinosauri. Oggi sono state censite 10.000 specie di uccelli viventi, mentre sembra che durante l'era dei dinosauri ne esistessero solo alcune, tra cui le linee di Archeopterige e Pterosauro. La maggior parte degli ordini di uccelli moderni si è formata 55 milioni di anni fa. La speciazione dei diversi gruppi è stata stimolata dal cambiamento dei modelli di glaciazione dell'epoca, che ha portato a un raffreddamento e a un'essiccazione del clima. Circa 60 milioni di anni fa, un forte episodio vulcanico nell'Atlantico settentrionale rilascia anidride carbonica. L'atmosfera e le acque oceaniche iniziano a riscaldarsi. Il metano immagazzinato nei sedimenti dei margini continentali viene destabilizzato. Rilasciato in massa, provoca un picco termico e un brusco riscaldamento globale. È a questo punto che il contesto diventa favorevole alla rapida diversificazione dei mammiferi. Il loro sviluppo li portò a padroneggiare il nuoto e il volo. Le cordigliere a ovest delle Americhe subiscono un'intensa deformazione. L'Europa viene trascinata in una subduzione e si avvicina all'Africa. Il contatto tra queste due regioni portò alla formazione di montagne, in particolare le Alpi, integrate da pieghe lungo i margini del Golfo Persico e dal sollevamento dell'Himalaya, dove l'India sprofondò sotto l'Asia. Circa 34 milioni di anni fa si verificò un importante cambiamento climatico legato alla deriva dei continenti. Le temperature globali si abbassarono e le diverse stagioni divennero più pronunciate. Il braccio di mare che separava l'Europa dall'Asia si restrinse, aprendo nuove rotte per la flora e la fauna di entrambe le sponde. Qualche tempo dopo, il Nord America e l'Europa scandinava si separano. Dopo il periodo di riscaldamento, la Terra fu nuovamente colpita da grandi ere glaciali. In seguito alla formazione delle cordigliere americane e delle catene alpine, i Caraibi e i Teti si chiudono. Nella zona calda si interrompe il collegamento tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Le correnti oceaniche si spostano verso una direzione prevalentemente nord-sud, soprattutto nell'Atlantico, causando il raffreddamento del globo. Circa 23 milioni di anni fa, l'Antartide iniziò un congelamento generalizzato della sua superficie. Circondato da una corrente oceanica che impediva alle acque calde di raggiungerlo, divenne isolato dal Sud America e un importante serbatoio di freddo. La causa del cambiamento climatico potrebbe anche essere spiegata da un'inclinazione dell'asse del pianeta. Questo significherebbe che la Terra riceve meno luce durante una parte dell'anno, il che segnerebbe ulteriormente le stagioni e implicherebbe una temperatura media più bassa. Mentre il clima diventa più freddo e secco, molti paesaggi del mondo stanno cambiando. Savane e steppe stanno sostituendo le foreste. I cambiamenti nelle risorse alimentari stanno sconvolgendo sia le specie erbivore sia i loro predatori. Le specie devono evolversi e adattarsi alle nuove condizioni. I piccoli erbivori delle foreste, che si cibano di foglie, sono ora sostituiti da grandi specie erbivore. L'espansione delle praterie ha portato alla comparsa di animali in grado di correre più velocemente e più a lungo. L'erba, come risorsa alimentare, è meno nutriente e consuma più rapidamente i denti. Gli animali devono quindi consumare grandi quantità di erba e compaiono denti in continua crescita, come nei roditori e nei cavalli. Questo adattamento compensa la rapida usura dei denti degli erbivori. Molte specie di mammiferi arcaici sono scomparse. Hanno lasciato il posto ad altri gruppi, come i roditori, i ruminanti e i moderni carnivori. L'evoluzione dei mammiferi portò a forme sempre più diverse e alla nascita di veri e propri giganti che potevano essere paragonati ai più grandi dinosauri. Questa tendenza evolutiva verso animali sempre più grandi si spiega con il fatto che in origine erano di piccole dimensioni. Essere grandi conferisce molti vantaggi. Gli animali più grandi
hanno meno probabilità di essere attaccati dai predatori ed è più facile trovare cibo. Mantengono una temperatura costante e spendono meno energia. Tuttavia, la quantità complessiva di vegetazione richiesta dai grandi erbivori è notevole. Non possono essere molto numerosi e la loro specie sarà più vulnerabile in caso di crisi. Il Baluchitherium è un rinoceronte senza corno. Con i suoi 5 metri è il più grande membro conosciuto di questo gruppo e uno dei più grandi mammiferi terrestri. Può brucare le foglie più alte degli alberi. In confronto è grande come una giraffa, ma pesa molto di più, raggiungendo le 15 tonnellate. Nonostante le sue grandi dimensioni, rimane una preda per coccodrilli e altri predatori. Accanto a lui ci sono i cugini degli attuali cinghiali e facoceri, gli entelodonti. Si riconoscono per le loro enormi teste irte di escrescenze ossee. Queste creature ungulate si nutrono di piccoli animali, radici e piante che riescono a scavare con le loro zanne. Tra questi, il Dinoius, un grande animale che misura 2 metri di altezza e pesa circa 1,5 tonnellate. È uno spazzino che frantuma le ossa degli animali morti con le sue potenti mascelle. Il Megatherio appartiene alla famiglia degli sdentati, come i moderni bradipi. A differenza dei bradipi moderni, vive a terra, poiché le sue dimensioni gigantesche gli impediscono di arrampicarsi sugli alberi. Può raggiungere i 6 metri di lunghezza e pesare fino a 4 tonnellate, quanto un elefante asiatico. Si muove a 4 zampe e si alza in piedi quando deve nutrirsi. Grazie ai suoi potenti artigli, attira i rami degli alberi per sgranocchiare le foglie. Gradualmente le praterie e le savane prendono il posto delle foreste. Gli animali si adattano a questo cambiamento e nuove specie di erbivori sostituiscono le vecchie. L'erba cresce dalla base tanto più velocemente quanto più spesso viene tagliata. Quando il clima permette questa ricrescita, il cibo per gli erbivori non manca. L'erba consuma rapidamente i denti. Questa nuova dieta richiede uno speciale adattamento dei denti. Fanno la loro comparsa i protoceratidi, lontani cugini di cammelli e lama. La maggior parte di queste specie sfoggia strane corna sulla testa, come il Sintetoceras, che ha un corno biforcuto sul muso e un paio di corna aggiuntive sulla testa. Si tratta di un'arma formidabile nei combattimenti tra maschi, poiché questi ornamenti sono assenti nelle femmine. . 35 milioni di anni fa comparvero i ruminanti, un nuovo gruppo di erbivori ungulati. Questi animali hanno uno stomaco specializzato che permette loro di digerire con maggiore facilità i terreni erbosi più duri. I loro denti in continua crescita compensano l'usura causata dalla masticazione. Inizialmente si stabilirono in Asia, ma ben presto la specie colonizzò l'America e l'Africa e cominciarono a comparire gli antenati di giraffe, cervi, mucche e antilopi. L'Oplitomerix è un curioso animale con 5 corna sul cranio, una delle quali si trova al centro della fronte. Appena più alto di una capra, ha 2 lunghi canini simili a zanne. Con il suo aspetto da alce, il Sivatherium è una delle prime giraffe a vivere in India. È molto più piccolo e massiccio della giraffa e presenta grandi corna. Man mano che questi erbivori crescevano e si armavano di corna e zanne, si evolvevano anche i carnivori. I primi sono animali di piccole dimensioni che possono facilmente arrampicarsi sugli alberi in cerca di prede. La loro dieta è piuttosto varia, con carne, frutta, foglie, uova e insetti. Con il tempo, la loro prole svilupperà denti particolarmente grandi e affilati, che funzionano come cesoie. È a questo punto che compaiono i primi veri carnivori, che si nutrono esclusivamente di carne. Nacquero 2 linee di carnivori, da una parte quella che diede origine a lupi, orsi e foche,
dall'altra quella che diede origine a Iene e felini. In alcune specie le zanne diventano lunghe e forti. Questi impressionanti predatori sono chiamati tigri dai denti a sciabola, anche se in realtà non sono imparentati con le tigri. I loro crani hanno dovuto essere modificati per fare spazio a questi enormi canini. Hanno un muso piuttosto corto e potenti muscoli del collo. I canini sono piatti e talvolta merlati. Le tigri dai denti a sciabola soffocano le prede mordendole alla gola. I predatori con i denti a sciabola sono presenti in diversi lignaggi, motivo per cui si trovano adattamenti molto simili in specie anche molto distanti tra loro. I roditori sono caratterizzati anche da denti affilati. Hanno incisivi a crescita continua che si affilano per sfregamento. Questo li rende molto affilati, consentendo loro di tagliare pezzi di cibo o di legno. Più indietro, nella mascella, molari particolarmente duri permettono loro di schiacciare il cibo. Prima dei roditori, altri piccoli mammiferi primitivi, i multitubercolati, avevano questo tipo di dentatura. Erano i primi mammiferi vegetariani. Solo dopo la loro scomparsa, i roditori veri e propri si sono affermati. Oggi i roditori rappresentano quasi la metà di tutte le specie di mammiferi. I primi roditori sono comparsi in Asia, poi si sono diffusi in tutto il mondo, raggiungendo anche l'Australia. Si sono diversificati, occupando tutti gli ambienti e specializzandosi. Alcune specie diventano semiacquatiche, come i castori, altre vivono sugli alberi e altre ancora in tane profonde. La maggior parte dei roditori ha dimensioni modeste, ma alcune specie raggiungono dimensioni molto più grandi. È il caso del Phoberomys, che pesa quasi 700 kg. Questo cavio morfo appartiene alle famiglie dei porcellini d'India e dei capibara. Un'ultima grande famiglia, quella dei proboscidati, regnava anch'essa all'epoca. Gli elefanti di oggi sono i loro ultimi discendenti. Tra gli elefanti primitivi c'è il Moeriterium. Grande come un maiale, il suo corpo massiccio è sostenuto da gambe corte. Trascorre gran parte del tempo in acqua. Non ha la proboscide, ma un labbro superiore spesso e mobile. Poco dopo, alcune specie iniziano a sfoggiare una corta proboscide. La proboscide dell'elefante è il risultato della fusione del naso e del labbro superiore. Per ragioni di equilibrio e di potenza muscolare, la grande testa dell'elefante deve essere sostenuta da un collo corto. Questo limita la capacità dell'elefante di raggiungere la vegetazione, da cui deriva l'utilità della proboscide. Le estinzioni di massa hanno conseguenze irreversibili sulla biodiversità, causando la scomparsa di molte specie e riducendo la diversità delle forme di vita sulla Terra. Gli ecosistemi, le relazioni tra le specie e i cicli vitali vengono stravolti. Tuttavia, esse permettono a nuove forme di vita di emergere e di occupare le nicchie ecologiche lasciate libere dalle specie estinte. Il mondo di oggi ha una storia ricca e bella. Il passato è necessariamente diverso dal presente. Questa storia non è stata scritta in origine. La Terra è continuamente soggetta a eventi imprevisti, extraterrestri e non, che portano l'evoluzione in nuove direzioni. Di conseguenza, alcuni dei protagonisti vengono estromessi, mentre i sopravvissuti sono favoriti. Grazie ai resti fossili sepolti in profondità negli strati della Terra, oggi sappiamo che il pappagallo non è nato pappagallo e che il delfino non è nato delfino. Gli scheletri di pietra ci rivelano ogni giorno la storia a cui apparteniamo. Infatti, sebbene l'uomo moderno non compaia in questo capitolo, i suoi antenati sono ampiamente rappresentati. Senza la scomparsa dei dinosauri, certamente non saremmo qui a parlarne.